Perché volete voi che ci siano migliaia di persone dovunque? Ma incoraggiamo la gente a non andare ai musei. Più lontano ci stanno, meglio è. Serve a qualcosa loro? Imparano qualcosa? Camminare e correre davanti a 40 quadri di Antonello da Messina, in mezzo a donne urlante, a bambine piagnucolosi costretti per le mani a vedere queste cose, quadri che vengono distrutti, strapuliti come San Sebastiano di Teresda, che ho visto 10 anni prima, che è un quadro meraviglioso intatto, l'hanno pulito apposta e l'hanno spatinato completamente. Adesso racconto una storia che ho letto nel Bereson molti anni fa, su un posto che io conosco molto bene. Che è atroce, ma è vero, è la cattedrale di Otranto. Lui alla fine dell'Ottocento, quando stava in Italia da poco, si rivolse al parroco dicendo: mi complimento con lei, come tiene bene questo mosaico. Sapete che c'è un mosaico straordinario con l'albero della vita, di una grande... A Otranto, perché che ho detto? Otranto. E il parroco rispose: la ragione per cui questo mosaico è ben conservato è perché i miei parrocchiani sono molto poveri e non hanno scarpe. Ora, nessuno augura la miseria, però un minimo di rispetto per la morte di queste povere d'arte. Anche un funerale ci si comporta un po' meglio di così. Non c'è bisogno di avere musica di fondo, la Sesta Sinfonia di Beethoven per vedere una cosa, o una di Mozart per vedere... Ma guardate le cose da soli, con i vostri occhi, se possibile. Imparate la lingua di questa roba, che non è mica tanto facile. Almeno, senta, io non sono l'ultimo dei fessi, a me ci sono voluti 50 anni per imparare qualche cosa. E quindi non vedo perché ogni italiano, prima di tutto, è incantato dall'idea di Parigi, che dà sempre dei pessimi esempi. Fanno la rivoluzione, le esportano, poi se le pentano e restano a noi. Io ho la Legion d'Onore, che non me l'hanno ancora strappato, non so per quanto tempo, e ho votato contro l'idea di affittare i quadri a Abu Dhabi. Perché il Louvre deve affittare i quadri ad Abu Dhabi? Per denaro. E questo supermagere che verrà adesso, del quale non mi sembra giusto parlarne perché nessuno sa esattamente che cosa farà, ma è lui che avrà il diritto di affittare la, non lo so, la Pietà di... no, il Caravaggio non può perché è del Vaticano, è già affittata a loro, perché in realtà non appartiene al Vaticano, la Pietà del Caravaggio appartiene alla città di Roma, ma diciamo la Primavera del Botticelli l'affitterà per 50.000 euro al giorno al Museo di Kansas? Chi decide questo? Io spero che nessuno lo possa decidere, ma a me sembra molto più importante questo di altre cose di cui stiamo parlando qui. Bisogna rispettare questi oggetti che si sono trasmessi e affidati per la loro morte e non per altro, per far ripassare il più dolcemente possibile a una memoria comune. La regina d'Inghilterra non affetta i gioielli della corona, innanzitutto perché non sono suoi, sono della corona, vale a dire dello Stato. Non si affitta la propria anima e non la si fa vedere a tutti. Queste cose devono avere una mistica. Meno si vedono e meglio è. I reali non devono parlare, i quadri devono stare zitti e la gente deve stare altrettanto zitte, guardarle, farsi il segno della croce o un inchino e starci il meno possibile e andare il meno possibile. Poi capirla e poi tornarci con calma e con pazienza. In 2 giorni non si impara niente. Sono molto antipatico, mi dispiace, ma è quello che penso. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole interagire con questa, provi a sfidare il nostro professore. Una domanda, una risposta. Sempre tu, Mauro, sempre tu. Professore, scusi, è affascinante quel che lei ha detto, come l'ha detto, soprattutto per la passione e l'amore che ci ha messo. Premesso che credo che la regina d'Inghilterra non affitti i suoi gioielli perché non ne ha bisogno, buon per lei, ma aspetti, questa è altra questione, ma mi stavo domandando, non c'entra o c'entra fino a un certo punto? Fortunatamente non si affitta il Caravaggio perché è in Vaticano. Prego? No, comunque è là e quindi non lo si fa. Però mi domando, e le domando, e mi stavo domandando, ne parlavo con alcuni amici stamani,
Ripeto, per me, credo per noi amici dei musei, il museo ha un concetto che va al di là dell'hortus conclusus, del contenitore, come si usa dire con cattivo termine, che ospita le opere d'arte. Ma nel nostro paese il museo forse è qualcosa di più. Quindi è qualcosa che ci circonda, che ci avvolge nei monumenti, nei siti archeologici e quant'altro. Allora, a lei che da Roma viene, agli amici romani, ne parlavo prima anche con l'amica Lucetta, c'è uno scempio in corso, da anni, uno scempio, su uno dei tempi, questo in particolare, che però non è in Italia, ma è appunto in Vaticano. Lei avrà visto meglio di me, no, mi domando però, le grandi voci della storia dell'arte, in questo caso dove siano, io l'ho chiesto ad una di esse, mi ha detto non posso far nulla. I nicchioni della basilica, del paramento esterno, riempiti da sculture monumentali di statuario di Carrara sul travertino. Ma, professore, non fare un conto, non dire un altro. Ah, beh, allora basta, questa era la risposta che volevo, grazie. Senta, lei ha già parlato, ma se deve fare adesso anche un altro discorso io vado. No. Beh, insomma, no. Sì, no. Ma mi fa parlare a me o parlo a lei? Allora. Comunque, nello Stato della Città del Vaticano lo Stato italiano non può intervenire, è uno Stato diverso, c'è un confine, questa è una legge. Parlare, nessuno la costringe a non parlare, può farlo, ma è totalmente inutile. È uno Stato indipendente che non segue le stesse regole che seguono. Ma non c'è bisogno a Roma di andare così lontano. A Piazza Venezia hanno l'altro giorno una cosa diversa, hanno segato una serie di pini molto antichi, non so se centenari, ma insomma molto vecchi e molto belli, alle 4 del mattino sono andate con delle seghe e le hanno tagliate davanti alla colonna Traiana, che trovo quasi peggio. Non so cosa hanno fatto ai nicchioni, hanno messo delle sculture moderne, credo, ma quelle si possono sempre rimuovere, i pini non si possono far crescere un'altra volta. I pini li ha fatti tagliare solo in tendenza. Sì. Non so chi le ha fatte tagliare, perché la soprintendenza archeologica, sì, beh, se questo è vergognoso, questo. Ecco, questo lo potete dire, invece non è un museo, però è peggio la soprintendenza delle arti, per fare degli comune su dei gradoni perché, sì, o il comune, no la soprintendenza, perché risultavano le perché tracce alle 4 del mattino adesso. Risultavano delle tracce di scaloni che non erano conosciuti ad oggi nella cartografia, quindi anziché ricorrere, diciamo, a prospezioni senza scavare, oggi si può fare benissimo col georadar, si poteva comunque vedere, anche perché hanno pensato in modo improvvido e molto frettoloso, poi si sono affrettati a smentire perché alla fine non l'aveva detto nessuno, insomma le solite storie. Morale, hanno tagliato gli ultimi pini che davano un minimo di vita, diciamo, a Piazza Venezia, che sta diventando veramente piuttosto brulla. Oltretutto il prospetto, già magari non meraviglioso, fatto dall'architetto Sacconi dell'Altare della Patria, adesso è sormontato dall'ascensore iridescente proprio al centro, quindi insomma in generale, diciamo che per i cultori, diciamo, della memoria e dell'armonia artistica, indubbiamente senza andare in Vaticano abbiamo molte occasioni di lamentarci.